Buonasera a tutti e bentornati a un'altra puntata di Down in Italia. Purtroppo anche questa volta sono da solo, non vi preoccupate, la nostra Elena Gagliano assolutamente fa sempre parte del nostro gruppo, ma si vede che alcuni impegni l'hanno tenuta lontano solo da queste due puntate, ma già la rivedremo dalla prossima, mi auguro. Questa sera vedremo le discese dei migliori esordienti maschili e femminili, quindi direi che possiamo partire fin da adesso e andare a goderci delle discese a Caldirola, prima prova della Coppa Italia 2023, che come sapete si è corsa in condizioni meteo abbastanza complicate, sia per la pioggia che è caduta abbondante nei giorni precedenti la gara, anche il venerdì ha piovuto tutto il giorno, ma soprattutto durante il weekend il tempo non è stato proprio dei migliori. Quindi direi di andarci a godere le discese dei giovanissimi e ci rivediamo tra poco qua in trasmissione.
Davide. E rispettivamente il primo, secondo e terzo della categoria esordi è Davide. Alla prima tappa, peso.
E la Coppa Italia è già pronta a ripartire in questa stagione 2023 e lo fa con la seconda prova, Cortina da un pezzo, in programma il 10 e 11 giugno. Sarà una gara tutta da seguire, tante novità. Ci spostiamo nell'est d'Italia sulla bellissima cornice delle Alpi, proprio di Cortina, e da lì vedremo chi riuscirà ad uscire vincitore da questa seconda tappa della Coppa Italia Downhill 2023. Abbiamo visto le migliori discese degli esordienti, dei giovanissimi, non mi resta che ricordarvi che partire è già una vittoria, quindi di seguire tutti i nostri social di Downhill Italia, sia Instagram, Facebook, il sito, ma anche quelli di Bike Channel. E c'è adesso da ricordare un altro appuntamento importante per quanto riguarda la Coppa Italia 2023, che è il premio messo in palio da Acerbis per quanto riguarda le prove del sabato, sia il Best Intermediate Time che il Best Time Assoluto, dove uno dei nostri partner fondamentali, che è Acerbis, ha deciso di mettere in palio quest'anno due premi, sia per il tempo intermedio, che viene preso più o meno a metà del tracciato di Caldi Rock, della Charlie Race, e anche per quanto riguarda il tempo migliore assoluto. Quindi direi di andarci a vedere le premiazioni, alcuni momenti salienti di questo premio, o meglio di queste discese dei ragazzi che hanno portato a termine la loro corsa per il sabato. Elisa, mia nonna diceva chi ben comincia a metà dell'opera, diciamo che sei partita col botto quest'anno, miglior tempo e miglior intertempo. Sì, è andata molto bene, le condizioni della pista cambiavano facilmente, però dai, ci siamo divertiti. Senti, abbiamo inaugurato con un clima un po' particolare. Sì, ha iniziato a piovere, poi ha fatto anche un po' di sole, ha iniziato a diluviare di nuovo, quindi è abbastanza imprevedibile, ecco. Senti, domani chi è che ti darà del filo da torcere? C'è la lotta in casa con la Rosi, e quindi dai, daremo del nostro meglio. Bene, alla fine nuovo team è già vittoria. Sì, sì, è stato un bel inizio di stagione, e quindi niente, dai, di qui in meglio si spera. Dai Elisa, ci vediamo domani, in bocca al lupo, ciao! Ciao, grazie. Miglior intervento.
miglior tempo, miglior tempo è un grandissimo orologio by Acerbis. No, oggi è andata molto bene, qualifica è andata bene, mi sono divertito molto, pista divertente, difficile, però dai, tutto sommato è andata bene. Senti, domani per domani asciutto o bagnato? Speriamo asciutto, ma la vedo dura, sarà bagnato. Allora, in bocca al lupo per domani e naturalmente, come al solito, vinca il migliore. Sempre più attenzione da parte dei nostri sponsor verso tutti i rider iscritti alla Coppa Italia, e anche Galfer ha deciso di mettere in palio un premio importante che ci sarà chiaramente a tutte le gare, quindi un disco freno, un premio che ha anche un certo valore, quindi direi di andarci a vedere qualche immagine proprio di questi momenti che riguardano proprio il premio messo in palio dalla Galfer. Rebecca, tanto per la tua felicità, eccomi qua, ma questo vuol dire che tu hai messo il miglior tempo e sei partita alla grande anche in questa stagione. Sì, sono felice perché ieri era abbastanza bagnato, però oggi era un po' più asciutto e quindi sono riuscita comunque a fare una bella qualifica e spero di migliorare domani. Quindi domani, secondo te, il tempo che cosa ti dirà? Non lo so, spero che non ci sia troppo fango perché il terreno di oggi era abbastanza bello, quindi se è come oggi spero di andare anche meglio. Allora in bocca al lupo per domani e ci vediamo domani in pista. Grazie. In questo sabato di Caldirola chi si aggiudica il premio Galfer? Filippo, bene, siamo partiti alla grande. Sì, sono contento di aver fatto il primo in qualifica e poi dopo le due cadute di stamattina mi sono un po' tirato sul morale. Senti, il terreno della Charlie Race, come lo vedi per domani? Ma spero che non si bagni troppo, però comunque non penso sia un grosso problema perché comunque ieri abbiamo girato sul bagnato, quindi comunque andrà bene. Temi qualcuno per domani? È il mio compagno di squadra, un po' lo temo, però dai, anche se vince lui sono contento lo stesso. Grande Filippo, in bocca al lupo, a domani, ciao!
Abbiamo visto tante bellissime immagini dalla prima prova di Caldirola della Coppa Italia 2023 e direi che è giunto il momento di andarci a vedere le premiazioni per quanto riguarda gli esordienti e alle interviste dei top rider maschili e femminili di queste categorie. E accanto a Davide in seconda posizione lo rivediamo volentieri Thomas Bruno. Ma il più veloce tra gli esordienti oggi è Filippo Gilardino. Tribal Bikes ha fatto man bassa di premi oggi. He's bleeding from the blood. It's so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling like a pain. Ora passiamo alle esordienti donne. Marghe, Chiara, Rebi, state qua. Intertempo con Acerbis e oggi ti sei portato a casa il primo. Sì, sono contento perché la scorsa stagione non è andata benissimo e invece questa stagione è iniziata bene. E basta, sono contento. Senti, ieri nell'intervista ti ho chiesto temi qualcuno, tu hai detto il mio compagno di squadra, ma se vince sono felice uguale. Sei più felice adesso tu? Sì, vabbè, sono più felice perché comunque ho vinto, però cioè non sarei stato contento anche se avesse vinto lui, non sono arrabbiato. Senti, un tempo un po' difficile, pioggia, sole, fango, asciutto all'inizio, ma questa cosa ti ha giocato a favore, suppongo? Sì, anche perché a me piace girare sul fango e mi trovo bene, quindi mi sono divertito e mi è piaciuto. Senti, hai voglia di fare un saluto a tutti gli amici di Bike Channel? Certo, ciao a tutti e... ci vediamo a Cortina. No, non ci sono Cortina. Perché ho gli esami. Ah, allora vedi che è una buona motivazione per non girare a Cortina, ma soprattutto in bocca al lupo per gli esami e poi ci vediamo alla prossima tappa. Ciao Filippo. Grazie, ciao. E accanto a lei un applausone a una sorella d'arte, Chiara Mascherini! E a questo punto riuniamo tutto il team perché davanti a loro c'è la compagna di squadra Rebecca Bruno! Vincitrice esordienti donne! Brava Chiara! Agonisti uomini, state qui perché tocca a voi a brevissimo. Caldirola 2023, lei ieri ha già portato a casa il miglior tempo, il tempo intermedio e oggi sali sul gradino più alto del podio. Brava Rebecca! Sì, sono molto contenta perché sono riuscita anche a migliorare il tempo oggi e il terreno era abbastanza bello anche se ha piovuto praticamente 3 giorni di fila e quindi sono molto contenta della prima tappa. Se non sbaglio tu hai fatto 3.58, un tempo ormai da super grandi. Sì, sono contenta perché ieri ho fatto 4.04 e volevo migliorare, volevo scendere sotto i 4 minuti, quindi sono molto contenta. Senti, papà cosa dice? Ieri era già contento, poi oggi quando ho visto che avevo migliorato il tempo mi ha fatto molti complimenti, è stato contento. E da una vincente come te un saluto a tutti gli amici di Bike Channel che ci stanno guardando. Ciao a tutti. Ciao Rebecca. Ah, Cortina ci sei? O devi studiare anche tu? Deve studiare anche lei. Ci vediamo a Prali. Ciao. Ciao. Prima di concludere questa puntata direi di andarci a rivedere alcune immagini della cartolina di Caldirola, prima prova di Coppa Italia 2023, quindi andiamo a goderci qualche immagine dal paddock e non solo. We'll be right back.
siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Io saluto la mia, o meglio la padrona di casa, Elena, anche se non c'è con noi in puntata questa sera, ma ritornerà a breve, alcuni impegni l'hanno tenuta lontana dal nostro studio. Non mi resta che salutarvi ricordandovi che tra poche settimane saremo nuovamente in pista con la seconda prova di Coppa Italia da Cortina d'Ampezzo, questa gara che entra di diritto tra le migliori nel panorama della downhill in Italia. Quindi ci rivediamo ancora venerdì prossimo, ma poi a breve saremo in pista da Cortina d'Ampezzo per la seconda prova di Coppa Italia 2023.